pratica dei giocatori con disagio mentale a Montecatini, l'undicesima edizione di Matti per il Calcio. Come ricordavamo anche all'inizio, a riprendere appuntamenti che hanno acceso l'ultima estate in vacanza di Sportabilia, storie dell'altro calcio adesso, in specie alla pratica dei giocatori con disagio mentale. Purtuttavia, ogni volta diciamo, vietato stupirsi, gol, dribbling, belle giocate a prescindere, per esatta ragione dell'evento organizzato dalla WISP allo stadio di Montecatini Terme, undicesima edizione di Matti per il Calcio. 3 giorni gare, una partita via l'altra, 4 squadre vincitrici a pari merito alla fine. In alto i bergamaschi della Girasole Treviglio, i veneti, Verona e Rovigo insieme, dell'Araba Fenice il Tulipano, i sardi della Fenicotteri Oristano, i romani della Real Mente. E se i primi a scherzarci sopra sono loro, del resto chi è che non è matto per il calcio in Italia? Tocca solo scendere in campo. Bravo. Bravissimo. Questo, un gruppo Bravo. Di amici che si ritrova a giocare a pallone. Il vero sport, questo. Importante divertirsi. E soprattutto divertirsi. Primo obiettivo. Primo obiettivo è quello. Bravissimo. Un gruppo di amici, una 3 giorni senza fine. Scherzando, ridendo e soprattutto giocare lo sport più bello, il calcio, il pallone. Io ho cominciato tardi con il calcio, a 32 anni, e ho avuto dei problemi da piccolo, di inserimento, non mi hanno mai dato una mano. Il calcio è aggregazione e integrazione. Il calcio è la cosa che funziona sempre. Bernardo Terzino, necessità virtù, Cristian Bomber di razza, spettacolare funambolo, compreso il grande Mimmo, che adesso non fa più i capricci. I capricci quando vengono ti devi mantenere, non è che puoi fare sempre di testa tua. Grande arbitro. Viva la WISP, numero uno! Viva Mimmo! Stadio Daniele Mariotti a Montecatini Terme, la carica dei 300 in campo, tante maglie, altrettante storie, prima magari solo il tempo della solitudine, dei brutti pensieri, oggi per contro e per fortuna, di nuovo la luce nella forza del gruppo, nell'energia della squadra. Ciao a tutti! Ciao! Ciao a tutti gli sportivi! Va così da 11 anni ormai a Matti per il Calcio e va altro che bene. La manifestazione nazionale per giocatori con disagio mentale nell'ambito dell'ancor più largo progetto WISP del calcio sociale, a cifra impagabile della piena integrazione, vita e sport insieme, a far squadra convinti, ospiti dei centri di salute mentale, operatori, volontari, finanche gli psicoterapeuti che lavorano sul territorio. Io non ho mai giocato a calcio in una squadra. Ho cercato di capire uno spazio dove potevo averlo. Ho detto la cosa più facile che faccio 3 cose bene e riesco a farmi notare è il terzino. Sono diventato un terzino disciplinato. Ho fatto anche della panchina, sono stato quieto. Ho aspettato il mio turno e mi sono giocato bene le mie carte. E il mister, che è molto attento, mi ha dato le mie chance e adesso non mi leva più di squadra. La mia passione del calcio è stata sempre quando ero piccolo, giocavo con gli amici in strada, facevamo a passaggi, poi siccome poi mi sono fortunato il piede e c'avevo un'ingessatura e non ho continuato più a giocare a pallone perché c'avevo un'ingessatura e mi sono imparato a tirare sempre di sinistro e mo sono diventato sinistro e quando non c'erano gli amici mi allenavo vicino al muro con la palla. Prima io facevo solo cose con la palla, ma era una cosa solo fine a sé. Ora sono con la squadra e faccio sia questo che anche con il calcio. Queste sono le cose migliori.
invece solo non è bello. Ho giocato tanti anni nell'FGC, ma non avevo mai pensato di giocare con questa squadra. Quando sono entrato a far parte di questo gruppo meraviglioso, ho riscoperto la grande passione, la coesione e tutto ciò che ne deriva. A dirla giusta, per gergo degli specialisti, intrattenimento ludico sportivo a scopo terapeutico nei giorni belli del torneo tricolore. Parlerei proprio di un'attività che ha una valenza riabilitativa. L'aspetto della socializzazione è uno degli aspetti molto importanti. Poi c'è l'aspetto del apprendere il rispetto delle regole, la gestione delle dinamiche di competizione e di collaborazione. E credo anche molto importante, in questo momento nel dibattito sulla salute mentale, molto sottolineato, l'aspetto della lotta allo stigma. Quindi il creare una rete, il fatto di poter collaborare con le associazioni, un'associazione importante come la WISP, associazioni di tipo di privato sociale, di volontariato, questo è fondamentale anche questo nel percorso riabilitativo delle persone. Intrattenimento ludico finché si vuole, poi alla fine a perdere non ci stava nessuno. E beh, questo è un aspetto appunto di normalità, nel senso che tutti noi abbiamo una componente, diciamo, di competitività che va gestita, non estremizzata, ma bisogna imparare a gestirla nel rispetto delle regole e nel rispetto dell'altro. Campi a distesa, partite a sette una via l'altra. Alla fine vincitori e vinti, d'accordo come sempre, del resto alla regola del pallone. Stavolta però almeno accomunati dalla stessa gioia, dalla stessa passione, che di sicuro amati per il calcio, i campioni dell'Italia sono tutti. I campioni dell'Italia siamo noi! Sono io il capitano. Dei campioni dell'Italia. Sono contento dei miei compagni che hanno giocato bene. E abbiamo fatto una bella figura con gli avversari. Il più matto per il calcio, il capitano? Sì, sono io il più matto. E io ogni tanto li sgrido tutti, ma loro non se la prendono mai, sono bravi tutti. Grande capitano!